Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria dei santi martiri Carlo Luanga e compagni, un esempio sublime di amore a Cristo Signore, alla sua Chiesa, alla fede cristiana. Chiediamo la fortezza della loro fede per la nostra vita e chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi cristiani, concedi che il campo della tua Chiesa, irrigato dal sangue di San Carlo Luanga e dei suoi compagni, produca una messe sempre più abbondante a gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Tobia. In quei giorni erano entrati nella Media e già erano vicina a Ecbatana, quando Raffaele disse al ragazzo: fratello Tobia, gli rispose: eccomi. Riprese: questa notte dobbiamo alloggiare presso Raguele, che è tuo parente. Egli ha una figlia chiamata Sara. Quando fu entrato in Ecbatana, Tobia disse: fratello Azzaria, conducimi dritto dal nostro fratello Raguele. Egli lo condusse alla casa di Raguele, che trovarono seduto presso la porta del cortile. Lo salutarono per primi ed egli rispose: salute, fratelli, siate il benvenuti. Li fece entrare in casa. Si lavarono, fecero le abluzioni e quando si furono messi a tavola, Tobia disse a Raffaele: fratello Azzaria, domanda a Raguele che mi dia in moglie mia cugina Sara. Raguele udì queste parole e disse al giovane: mangia, bevi e sta allegro per questa sera, poiché nessuno all'infuori di te, mio parente, ha diritto di prendere mia figlia Sara, come del resto neppure io ho la facoltà di darla a un altro uomo all'infuori di te, poiché tu sei il mio parente più stretto. Però, figlio, voglio dirti con franchezza la verità. L'ho data a 7 mariti scelti tra i nostri fratelli e tutti sono morti la notte in cui entravano da lei. Ora, figlio, mangia e bevi, il Signore sarà con voi. Ma Tobia disse: non mangerò affatto né berrò prima che tu abbia preso una decisione a mio riguardo. Rispose Raguele: lo farò. Ella ti viene data secondo il decreto del libro di Mosè e come dal cielo è stato stabilito che ti sia data. Abbi cura di lei, d'ora in poi tu sei suo fratello e lei tua sorella. Ti viene concessa da oggi per sempre. Il Signore del cielo vi assista questa notte, o figlio, e vi conceda la sua misericordia e la sua pace. Raguele chiamò sua figlia Sara e quando venne, la prese per mano e l'affidò a Tobia con queste parole: prendila, secondo la legge e il decreto scritto nel libro di Mosè,
lei ti viene concessa in moglie. Tienila e sana e salva, conducila da tuo padre. Il Dio del cielo vi conceda un buon viaggio e pace. Chiamò poi la madre di lei e le disse di portare un foglio e stese l'atto di matrimonio, secondo il quale concedeva in moglie a Tobia la propria figlia, in base al decreto della legge di Mosè. Dopo di ciò cominciarono a mangiare e bere. Poi Raquele chiamò sua moglie Edna e le disse: «Sorella mia, prepara l'altra camera e conducila dentro». Quella andò a preparare il letto della camera, come le aveva ordinato, e vi condusse la figlia. Pianse per lei, poi si asciugò le lacrime e le disse: «Coraggio, figlia, il Signore del cielo cambi in gioia il tuo dolore. Coraggio, figlia», e uscì. Gli altri intanto erano usciti e avevano chiuso la porta della camera. Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: «Sorella, alzati, preghiamo e domandiamo al Signore nostro che ci dia grazia e salvezza». Lei si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: «Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome. Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli. Tu hai creato Adamo e hai creato Eva, sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: non è cosa buona che l'uomo resti solo. Facciamogli un aiuto simile a lui. Ora, non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con animo retto. Degnati di avere misericordia di me e di lei, e di farci giungere insieme alla vecchiaia». E dissero insieme: «Amen, amen». Poi dormirono per tutta la notte. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beato chi teme il Signore. Beato chi teme il Signore. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. Beato chi teme il Signore. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Beato chi teme il Signore. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion, possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Beato chi teme il Signore. Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria al Signore. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele. Il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo:
amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato nei giorni scorsi dal Vangelo degli incontri, o meglio potremmo definirli degli scontri, di Gesù prima con i farisei e gli erodiani per la questione del tributo da pagare a Cesare, e ieri con i sadducei che non credevano nella risurrezione. Ora c'è un terzo incontro, questa volta con uno scriba, e per fortuna questo incontro va meglio, nel senso che questo scriba ha delle buone intenzioni, vuole porre a Gesù non una trappola, ma vuole chiedere davvero qual è la cosa più importante che il Signore ci chiede, qual è il primo, il più grande di tutti i comandamenti. E abbiamo sentito Gesù che risponde con quella che era la preghiera che tutti i buoni ebrei facevano più volte al giorno, citando il libro del Deuteronomio: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, tu amerai il Signore tuo Dio. Ciò che abbiamo ascoltato, ecco, il primo comandamento, il più importante è proprio questo: ascolta. Ascolta Israele, ascolta popolo mio. Questo è ciò che il Signore dice a noi oggi. Qual è la cosa più importante che ti chiedo, figlio mio, figlia mia? Ascoltami, ascolta, guarda ciò che io ho fatto con te, prima di tutto. E cosa ha fatto il Signore con noi? Ha fatto tutto. Ci ha dato la vita, ci ha dato suo Figlio, e il Figlio ha dato la vita per noi. Ci ha dato il suo spirito, lui è tutto per noi, lui è amore infinito, amore riversato su di noi, amore misericordioso che ci ha perdonato tantissime volte. Questo ha fatto per noi. E allora se lui ci ama, se lui ci ha amati così e ci amerà sempre, dice Madre Speranza, con un amore instancabile, non si stanca l'amore suo. Viene sempre appresso a noi, ci cerca con questo amore che non si stanca, come se non potesse essere felice senza di noi. Allora, se io ti amo così, dice il Signore, ti chiedo solo una cosa: amami anche tu. Ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore, tutta la mente, tutte le forze, con tutta la tua vita. Non ti chiedo altro che questo. Ma poi ama anche il prossimo tuo come te stesso. Questi due amori sono inseparabili, perché in ognuno di noi c'è l'immagine e la somiglianza di Dio. Sono inseparabili davvero questi due amori. Non ci chiede altro il Signore. Ed è un amore da portare in tutte le situazioni della vita nostra, nello stato di vita che il Signore chiede a ciascuno di noi. Non c'è nessun momento della vita in cui non siamo chiamati ad amare. Solo questo chiede il Signore. Sant'Agostino lo riassumeva con una frase famosa. Diceva: ama e fa quel che vuoi. Che non è un invito così a fare quel che ti pare e piace, no? Ma se tu ami veramente con questo amore di Dio, con questo amore che ricevi da Dio prima di tutto, se tu ami con questo amore sei libero, sei la persona più libera di questo mondo. Quest'amore investe le relazioni tra di noi, i rapporti sociali, investe
la realtà del matrimonio, la realtà dell'unione tra l'uomo e la donna, come abbiamo sentito nella prima lettura, la vicenda di Tobia e di Sara, no? Questa vicenda così travagliata che arriva a buon porto, e l'amore di Dio che si trasmette, che va vissuto tra marito e moglie, che va vissuto tra fratelli e sorelle. Non ci chiede altro il Signore. Chiediamo la grazia di poterci amare così come Lui ci ha amati. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Signore, che hai dato ai tuoi santi martiri la forza di preferire al peccato la morte, accogli l'offerta del nostro sacrificio e fa che serviamo al tuo altare con la piena dedizione del nostro spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il sangue versato dai santi martiri Carlo Luanga e compagni, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Carlo Luanga e compagni, la Beata Speranza di Gesù e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria di secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Abbiamo partecipato ai tuoi misteri, o Signore, nel glorioso ricordo dei tuoi santi martiri. Questo sacramento che li sostenne nella passione ci renda forti nella fede e nell'amore in mezzo alle prove della vita. Per Cristo nostro Signore. Ascoltiamo ora la preghiera dalla novena all'amore misericordioso di Madre Speranza. Gesù mio, lavami col sangue del tuo divino costato e fammi tornare puro alla vita della tua grazia
Entra, Signore, nella mia povera stanza e riposa con me. Accompagnami nel pericoloso cammino che percorro affinché non mi perda. Sostieni, Signore, la debolezza del mio spirito e consola le angustie del mio cuore, dicendomi che per la tua misericordia non lascerai di amarmi un solo momento e che sarai sempre con me. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo amore misericordioso ci libera da ogni male. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nella gioia del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.